Ma che cazzo? Non... basta. Basta, non... Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi è l'ultimo round di campionato del trofeo Rotax 125. E quindi, dato l'entusiasmo del momento, vi chiederete cosa fosse quello che avete visto nell'intro. Ma con calma, ci arriveremo. Entusiasmo, sì, perché finalmente siamo giunti all'ultima tappa di campionato. Finalmente si torna a correre con le condizioni che avevo ricercato quest'estate. Gomme fresche, ottima trazione. Quindi si prospetta una gara molto interessante. Ferma tutto, ferma tutto. Interruzione pubblicitaria, offerta da... me. Volevo ricordarvi che manca pochissimo a fine anno. E noi non siamo ancora arrivati ai 1000 iscritti. Una grossa percentuale di voi che guarda i video non si è ancora iscritta al canale. Per voi è una cosa piccola, cliccare quel tasto non vi costerà niente. Ma in vista del prossimo campionato e della prossima stagione, crescere con i numeri, come abbiamo fatto fino ad adesso, mi aiuterebbe tantissimo. Quindi, se vi piacciono i video e volete supportare il canale, mi raccomando, cliccate quel tasto e adesso possiamo tornare al video. Inoltre, oggi si deciderà il vincitore del campionato. Ovviamente io non sono in corsa, però tra i primi due c'è solo un punto di distacco, quindi la lotta sarà accesissima. Prima di cominciare però vorrei fare insieme a voi un rapido riassunto di questa stagione. Seconda tappa, purtroppo mi ero perso la prima per una questione di date, ma a questa ci sono, ed è come se ci sono. Sin dalla prima gara mi sono subito innamorato di questo format. I kart con telaio rental permettevano una guida molto affine alle mie capacità, ma con la spinta e la potenza del 125 era tutto più amplificato, tutto più veloce e molto più divertente. Salto avanti veloce, alla quarta tappa, anch'essa fondamentale. Per la prima volta infatti proviamo la sensazione di queste gomme morbide, con tanto grip, sia sull'anteriore che sul posteriore. Lo stile di guida cambia e questa difficoltà trovata nell'applicarmi mi sprona ancora di più a migliorare e a cercare di capire. Difficoltà che però mi porterà ad essere affaticato nel finale e a non concludere bene. Ma io non mi accontento, non mollo, mi alleno tutta l'estate finché non riesco, zavorrato, a girare in 59,2, il mio best assoluto in questa pista. La scorsa tappa poi, rimandata più volte per il tempo, che si è svolta un paio di weekend fa. Abbiamo fatto un passo indietro alle gomme più dure e questo ha fatto trovare molta difficoltà a tanti piloti che ormai si erano abituati. Fino ad arrivare a oggi. Ultima tappa di campionato. Come detto è decisiva per il vincitore, ma questo a me non interessa. A me oggi interessa fare bene, dimostrare che l'allenamento fatto quest'estate, anche se un po' di tempo fa, è servito a qualcosa. Oggi non mi posso accontentare di un finale a metà classifica nell'anonimato. Oggi dobbiamo fare bene. Finito questo riassunto, prepariamoci e scendiamo in qualifica. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck me. Wow, ieri sono stato a Franciacorta e avete già visto il riassunto di quella giornata. E devo dire che
anche inconsciamente questa cosa mi ha molto stancato. Farmi tutti quei chilometri di guida, correre e tornare indietro, tutto quanto nella stessa giornata, mi ha portato un po' più affaticato alla giornata di oggi e non me lo aspettavo minimamente. Il turno di qualifica è stato breve, come al solito. Non sono riuscito a spingere benissimo, ma ci sta, dovevo riprendere una confidenza che ormai avevo perso da mesi. Però la cosa che mi ha spaventato di più era la stanchezza fisica. Gli ultimi giri delle qualifiche non riuscivo a controllare il kart. Sentivo che il kart stava portando me in giro per la pista, e non il contrario. Comunque non importa, non demordiamo. Ottava posizione, quindi non un ottimo piazzamento, metà classifica. Mi aspettavo sicuramente di più, però vabbè, si può fare meglio in gara. Alla fine il distacco con i primi 3-4 davanti a me non è poi così tanto e quindi posso pensare a lottare. Però diciamo che questi campanelli d'allarme che stanno iniziando a suonare non mi piacciono per niente. Adesso riposiamoci per quei pochi minuti che mancano e entriamo in gara. Myself a promise, I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something. Dato che la pista non è più calda come quest'estate, e per favorire una partenza safe, faremo due giri di ricognizione, quindi non partiremo al primo passaggio sotto al traguardo, ma al secondo. Questo per far pulire bene i motori e ripartire al massimo. Devo comunque stare molto attento, perché parto esterno. E questo può voler dire una sola cosa in curva 1. Sarà rischioso restare davanti. Ma no, ma come fai a partire così? Non so perché, sono arrivato con un regime di giri un po' basso e questo mi ha penalizzato, ma oh, ma che... Sì, dai che la posizione la tengo, Ok, uno passato e l'altro mi spinge fuori e mi ripassa. No, aspetta, no. Rivediamo un attimo la clip. Mi butto all'interno per prendere la posizione su quello davanti che subito chiude all'esterno, con una mossa un bel po' discutibile, ma vabbè, siamo in partenza, si sa che queste cose succedono. In ogni caso, torniamo all'azione. Quelli davanti si stanno scannando e il pilota con il casco giallo è il contendente al titolo, quindi dobbiamo stare attenti e attaccarci a lui. Oddio, arriva piano, mi butto? No, stiamo cauti sti primi giri. Provo ad uscire bene. Quasi, mi potevo affiancare all'esterno. Buona che in fila si allargheranno di sicuro. Dai che li tengo. Ho frenato troppo. Oh, è uscito male, si sono tamponati. Dai che tengo giù sul secondo. Ah! Quasi. Prendo un attimo fiato perché è stato un primo giro veramente da brivido. Adesso ho perso una posizione rispetto alla partenza. Niente di gravissimo. Ora però toccherà riprenderla in pista. Buona l'uscita qua, dai! Si daranno fastidio di sicuro in questa staccata e ci provo all'esterno. Ah, si è rinfilato. E anche quello dietro ha iniziato a spingere. Pensavo fosse molto più indietro, invece è di nuovo attaccato a noi. Devo chiudere qui. Buono sul cordolo, dai che usciamo bene. Bene, ma si poteva fare meglio. Ah, male qui, si sono un po' allontanati rispetto a me. Cerchiamo di riavvicinarci in queste due staccate e di riportarci sotto verso il destra secco. Buona così, ripresi. No! Ma che uscita è? Ho cercato di forzare l'ingresso, ma ho avuto paura sul posteriore e ho fatto un casino con l'acceleratore. Uscita da dimenticare. Così non si guida, non sono preciso, non sono lucido, non mi piace. Dai che sto giro... quasi. Sono quasi uscito come si dovrebbe.
stavo cercando di muovere il meno possibile il volante e questo mi stava affaticando in un modo assurdo. Come vedete anche dalle mani, ogni tanto cambio impugnatura per farle riposare. Non è un buon segno, non è un buon sintomo, ma stringiamo i denti e andiamo avanti. Mamma mia che batosta in questa curva, il kart che saltella mi sta facendo vedere le stelle, anche con il paracostole. Adesso le posizioni sono più salde. I distacchi tra i piloti iniziano a farsi grandi e quindi devo tenere alta la concentrazione per non perdere il trenino davanti a me. Qui sono uscito veramente male. E mi stavo preoccupando per il pilota dietro di me. Non essere così frettoloso sul gas. Fai solo peggio. Quello che mi dico adesso, in quel momento lì era tipo un accelera, accelera, accelera e sbagliavo. Come detto prima, mi sta stancando, non sono lucido nelle curve. Vorrei fare certe cose, ma non mi riesce. Non riesco a far voltare il kart, a farlo inserire come dovrebbe. Non è buono, non è buono. Ma non pensiamoci. Anche per cercare di tenere questo distacco che c'è dal pilota davanti, sto facendo una fatica assurda. Non vedo l'ora che finisca. Speriamo manchi poco, anche se so che mancano un bel po' di giri. No, 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 questa la devo tagliare. In questo momento ho raggiunto l'apice della stanchezza, della fatica, del male, non lo so, non so più cosa fare. Stavo facendo di tutto per prendere il pilota davanti e comunque non ci riuscivo. E in più sbagliavo e non ero lucido e basta. Basta. Non... basta. Basta, non ce la faccio più. Non... è una sensazione veramente tremenda. Pensavo che essere lento fosse brutto, ma stare in pista, sapendo che mancano tanti giri davanti e che non riesci più a controllare il kart, è molto peggio. In quel momento mi sono fatto prendere da un sacco di emozioni e ho anche pensato di dire basta, parcheggio il kart e finisco la gara qui. Mancavano ancora più di 4 giri e comunque la gara non era lunga. E il fatto di sapere che dopo questa avrei dovuto affrontare una gara ben più lunga mi demotivava ancora di più. Devo essere sincero, è stata molto dura. Mi aspettavo molto di più da questa giornata. All'inizio sono riuscito a mantenere il passo con gli altri e a lottare, ma dopo un po' semplicemente ho detto non ce la faccio. Non mi sono mai sentito così male alla guida di un kart e ti fa sentire impotente. Adesso mi riposo, mi siedo e non partecipo neanche in gara 2. Basta, ho dimostrato che non ne ho o che non ce la faccio a reggere il passo. Ci salutiamo così. Ma sai che c'è? No, sti cazzi. Appena ho detto la notizia agli altri, mi hanno subito tirato su e mi hanno detto: oh, stai scherzando, vero? Perché non sono fatto così, anche loro lo sanno. Non mollo a metà, non sono uno che dice non ci riesco, pazienza, mando tutto all'aria. E quindi appena gli ho detto che non avrei partecipato in gara 2, mi hanno detto: oh, no, tu corri, anche a costo di arrivare ultimo, tu corri. E l'ho fatto. Purtroppo il risultato non è stato diverso da quello di gara 1. All'inizio ho fatto un paio di bei sorpassi ed ero in una buona posizione, ma dopo un po' semplicemente non ce la facevo più. Però non ho mollato e questa è la cosa che mi sprona. Avrei potuto fermarmi e non l'ho fatto. Avrei potuto fermarmi in tantissime altre occasioni e non l'ho fatto. E non lo farò mai ormai. Mi sono reso conto che non importa quanto sono forti le batoste che arrivano, l'importante è rialzarsi sempre e non darsi mai per vinti. Non sarà né la prima né l'ultima volta in cui mi troverò spaesato alla guida. Il mio percorso è appena iniziato e devo migliorare ancora tanto. Corro da neanche un anno e comunque ho fatto dei grandi passi avanti. Adesso posso competere con piloti
con cui avrei potuto solo sognare di correre a inizio anno. All'inizio era molto più facile vedere i miglioramenti, perché i secondi scendevano a manciate giro dopo giro, pistata dopo pistata. Adesso invece è un lavoro di precisione, di forza. Devo di sicuro migliorare le mie caratteristiche fisiche e la mia stanchezza mentale, perché non posso arrivare a una gara stanco sia mentalmente che fisicamente. Devo allenarmi di più, perché la prossima stagione sarà molto impegnativa, ve lo dico già adesso. Il salto di qualità sarà molto alto e ho in serbo delle novità veramente incredibili. E so che sembrano tutte frasi fatte, che non importa quanto forte ti colpisce la vita, l'importante è rialzarsi. Un po' lo sono, ma nel momento in cui le difficoltà arrivano, è l'unico modo per continuare ad andare avanti, senza darsi per vinti. Mai.